Signore dei pescatori, questo giorno grigio, plumbeo, ricoperto dalle acque, dove la cattura latita, giungici in soccorso. Tu, pescatore di uomini, dona a noi la capacità di prendere pesci. Non uccideremo le catture che noi effettueremo, se effettueremo le creature che tu hai creato e che donerai, si spera, quest'oggi a noi, comuni mortali. Chi è il tuo pastore della pesca di quelle piove? Dato che a più di uno gli hai già dato un canale che porta via, tu mi dassi a me o a Veronica, se Veronica che la carogna è andata di là, prima, tu mi dassi uno so, un bel botto da un paio di chili, una cartetta da un chilo e mezzo, un cavello, un chilo e mezzo, qualcosa. A me non però ce la guaccio. All'un nulla, vai, al tuo umile servitore della pesca. Ripeto, tu eri pescatore di uomini e riprendete il grosso, quindi una manina e si potrebbe anche dare. In questo modo mi metto contro anche tutta la chiesa. Vai, salve. Scaccio, fammi un po' di piscina di scogli. E anche di misura attrappati con il tiratore. Che potenza! Oh, si guarda, questa qui sembra una pazzia, ma non lo è. Sembriamo scemi, ma noi stiamo radunando il pesce, le catture. Non il pesce, perché saranno catture. Tutte le già attaccate. Sono ottimista, un po' meno, moderatamente, tiepidamente ottimista. Il Nico in cattura. Sei Catania. Il Venezia, sei Catania. Sempre pesciottini per Catania. Mi viene venuto però. Opla, e oggi è giornata di barbini. No dai, un pochino leggermente più grosso. Almeno si è rimosso qualcosa. Vai. E mi caga anche questo. Vai. Via. Ora magari lanciamo anche questa che c'ha l'esca appesa. E non ci resta nulla da lanciare. Bene ragazzi, allora le montature che abbiamo utilizzato oggi sono per prendere il cavedano. No, questa è per il barbo, il cavedano è l'altro che è in piedi. Una brillatura di 30 cm con girella con moschettone libera di scorrere su in giù per la lenza. Mi sono filato la mano un occhio. Poi uno stopperino in gomma che praticamente attutisce sia la battuta del pasturatore su eventuali nodi che vengono fatti sulla girella. In questo caso, essendoci la brillatura, fa solo da battuta. Poi un finale di 80-90 cm del 14 disturbatore. Con un amo grosso per selezionare un po' la taglia, in effetti oggi... Non è servito a cazzo. No, è servito per non vederli attaccati all'amo, però via. E diciamo che le ripulivano ad hoc. Porco dai, non hai visto un pesce, ripuli così l'amo. Non troviamo ragazzi nemmeno il bigatto ciucciato, proprio non c'è più.
lo sfilano con precisione chirurgica. Te invece con cosa peschi? Io sto facendo una montatura molto semplice, come sempre, che utilizziamo spesso in cerchio, una trillatura, un po' di alghe, girella ammortizzata, sgancio rapido, finale piuttosto lungo dello 0,14, un amo del 12, proprio per non vedere la piccola taglia, ma per assurdo sull'amo del 16 mi ci abboccano i barbettoli medio-grandi e le alborelle sull'amo del 12. E un semplice maggot feeder tranquillissimo, proprio per andare in scioltezza con il bigatto sfuso, che non stanno rendendo un pippero. E quindi niente, ritorno in pesca, ciao! Qualcuno si ammazza! Sì, in effetti sì. Altra montatura. Vedi, alghe. Presenta un pezzo di alghe. Che fanno da... Fanno da... Da stopperino. No, no, no. Servono per evitare che il pesce si accorga che c'è la lenza, ma in verità se ne accorgo. Allora, sempre brillatura, sempre moschettone con girella, cage feeder da 50 grammi, una girellina e poi sempre un finale abbastanza lungo che presenta, mi sa, anche un nodo, esatto. Un finale abbastanza lungo, questo qui è un po' più lungo, spada di un metro, e poi sempre amo del 14. Scusi, che stai facendo? Si leva la suoletta delle scarpe. Poveri noi. Scusate. E un amo del 14. Un amo del 14. Bigatti incollati, come abbiamo fatto vedere già prima, e niente. Il big chub è venuto su questa montatura. Diciamo che i cavedani... Ai cavedani piace di più un finale lungo rispetto ai barbi, e infatti sono partito subito con finale lungo, anche se poi ha dato qualche barbo, un po' così. Ti direi di tornare. Guarda, ho le palle! E sta lì, pipipi. Ma c'è anche il nodo sul finale. Che cos'è? Io... Oggi fatemi vedere il video di pescate andate male. Te, va là. E dai! Che? Ciao. Dai! Bene ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Che se pancia mi fa sta felpa, no? Se l'ho la pancia, non è che me la fa la felpa. Che dire oggi di questa giornata, amica? A parte il big cavel, big chub. Big chub. Che è una giornata un po' più... Più voce. Che è una giornata un pochettino piovosa. Un po' umida. E che a livello di cattura è stata una giornata praticamente... Ma una giornata fra amici, nel senso... Tante piccole catture, abbiamo fatto 30 barbettoli così, abbiamo fatto qualcuno per... farvi vedere nella pescata, ma tutta robina, diciamo, taglia medio piccola, ma anche dato il periodo dell'anno mangiano tanto questa taglia. Un bel cavedano, non siamo riusciti ad ingannare altri pezzi di taglia, ma sì, comunque un paio di barbetti un po' sì, sopra la media, un po' sopra la media. Peccato per la carpa che sembra sparita dal cerchio ultimamente, solito ci salvava dai capposti, ma questa volta non si è fatta vedere anche negli ultimi capposti che abbiamo fatto. Forse quella che è schiantata te, però già. Secondo me era un... Non fatemi pensare che potrebbe essere un bel pesce. Detto questo ragazzi, questo video con non tantissime catture, speriamo comunque che vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto vi ricordiamo come sempre di cliccare mi piace, commentare, condividere e iscrivervi al nostro canale. Vieni attraverso la nostra pagina Facebook www.facebook.com/itineradilpesca e su tutti gli altri social, Instagram, Twitter, Telegram, il forum, ma anche sul gruppo di Facebook. Yes, e fra un po' si tra virgolette Telegram non verrà chiuso. Non verrà chiuso, andrà avanti. Perché io ho notato, no? Che da quando te hai detto che verrà chiuso, mi scritto neanche. Sono calato, scusate, arrivo. Tante che forse. Io sono in bilico. Guarda, adesso che cosa si mette a fare. Opa! Anche a nulla! Allora! Cioè, l'ho ripulito! L'ho ripulito! Capire, cioè, hanno una tecnica sti pesci impressionanti. Questo è l'amo dopo 5 completamente ripulito. Bene, detto questo ragazzi vi salutiamo e vi ricordiamo come sempre il nostro motto, che è c'è l'elite. Sci di merda. Vai.
niente. Ho spostato il guadino! No, l'ho rimontato! Finalmente! Ok! Pastura! Dov'è? Uno su quell'altra! C'è, ti hanno visto che è un po' più grossino! È un bar! L'ho visto! Michel! È un bar! Il barbo! No, capito! È un big tube! Un pintale di gattini ci abbiamo tirato! Il ciubone! C'è il ciubone! E non c'ho la telecamera sul guadino! Affanculo! Il ciubone! Il ciubone! Il ciubone! Il ciubone finalmente! Non... Allora ciucca! Faccia il suo lavoro! Facci il suo lavoro e venga qua! È bello! Che buono visto, se mi becca bene! No! Sì! Ah! Ho preso il ciubone! Ho preso... è buono! Non lo perde, eh! Ho preso il ciubone! Guarda dove sei! Che buco di culone! Ho preso il ciubone! Finalmente il ciubone! Riprendiamo, ragazzi, il materassino! Io l'avevo già messo in macchina! Scusi, mi può assistere in questo? Nuovo di culo. E anche in questo caso punta di bocca là di Bricio Hub. Attenzione nel sottoriva. Finalmente, ragazzi, nel mezzo che ho tirato Bacchini che ha fatto la scia. Oh, e finalmente The Big Chub è arrivato. Oddio, è stata una faticata, ragazzi. Quindi nella chiusura, the last one come sempre, dopo la chiusura, ecco il Big Chub. Catch and release. Sempre catch and release. Vai, fotine per Instagram e poi la libertà. Vai, siamo? Aspetta, la prendo al computer. Vai. E lo smontate tutte, come fai? Vanno rimontate per... eh? No, è varia attaccata, come si fa? A mano ce la fai, vai! Intanto non lo so che fine fa sto cavetano qui, tanto io non so come fanno. Fatto una buona. Appunto. No. Oh, io oggi giornata ci sono fatta, finalmente. È morto il mio. Un cazzo è morto. E ci sei fatto, eh? Ogni pescata i suoi guai, ma se un cavedano arriverà la pescata degna sarà. Ciao ragazzi, e vi ricordiamo come sempre il nostro motto, na 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 na, che c'è l'isla la.